fino a qualche settimana fa si occupava delle prenotazioni dei vaccini. Il racconto è del direttore. Ma guarda del questo. Centro Mario Marino. Ragazzi. Ora era forente, dice, si è scagliato contro di me e i 5 medici dello staff, accusandoci di essere incapaci di gestire la somministrazione dei vaccini. Lamentava il fatto che alcuni suoi parenti ultra ottantenni non l'avrebbero ancora ricevuto, aggiunge, e che dalla serie al numero delle prenotazioni non rispondeva nessuno. Mi ho spiegato che quel numero non è più attivo, racconta Marino, le prenotazioni sono gestite da una piattaforma regionale. Secondo il medico, Morra avrebbe quindi chiesto ai due agenti di scorta che lo accompagnavano di identificare tutti i presenti e avrebbe chiamato al telefono il vice ministro della salute, Sileri. Immediato l'attacco politico, se la vicenda è vera farebbe bene a dimettersi in casa Fratelli d'Italia, si rimetta da tutto, dice anche la Lega. L'Italia che aveva usato a commentare è stato eletto per cancellare i privilegi, ora li pretende. Se fosse vero sarebbe inaccettabile, commenta la PD Mirabelli. Il presidente della commissione antimafia dice che sta preparando un video per spiegare i fatti e dal suo punto di vista i poliziotti che erano con me, commenta, testimonieranno. Mi fa sapere che il suocero è morto e la madre ha già ricevuto il vaccino. E ora ci occupiamo dell'andamento dell'epidemia che segna un ulteriore peggioramento. In 9 regioni le terapie intensive sono occupate oltre il 40% e da oggi Sardegna e Molise in fascia arancione. Emma D'Aquino. Sono meno da metà. Italia ha due colori, rosso e arancione. Le novità riguardano la Sardegna, saranno incazzati. Dal massimo rischio è passata all'arancione, la Sardegna, che dopo 3 settimane di zona bianca è saltata anche lei in arancione, si trova con 4 comuni in lockdown. Intanto ieri sera Cagliari si presentava così, ultime cene, aperitivi con ristoranti e bar aperti, traffico e folla, soprattutto di giovani. Questo è l'ultimo aperitivo, sono molto preoccupato per le nostre armi, per la normalità, anche per l'accelerazione dei vaccini, la situazione è drammatica. Ci stiamo riprendendo, cercando di restituire la clientela, è come se cerchiamo di rialzarci, probabilmente arriva qualcuno, ci spezza una gamba e ci fa ricadere. No. Sono ancora alti i numeri del contagio, oltre 20.000 le persone risultate positive al Covid, 300 i decessi e salgono ancora i 12 morti in Italia durante la pandemia, sono 341. In aumento i ricoveri, siamo sopra la soglia critica del 40% dell'occupazione.